Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Art. Stiamo per svolgere un campionato, il primo campionato sulla categoria moto giapponese anni 80. Useremo la nostra Yamaha ovviamente. Andiamo subito al primo GP. Sono tre gare, prima a Sugo. Vediamo di partire subito bene. Vabbè, con sta moto partire bene, questo è il massimo, Boom, vai, mi sportellate, scusi. Dispiace se mi insinuo. Grazie. Oh, mamma mia. Oh, 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 attenzione, attenzione che scivola. L'anteriore squiscia, sono tre giri per questa gara, Ecco, ho preso il cordolo all'interno e se n'è andata all'aceto. Adesso fin troppo largo. Spalanca lo sto gas. Niente. Sono andato troppo stretto in ingresso e poi in uscita tende ad allargare sempre. Allora ripetiamo da qua. Niente. Deve allargare, raga. Gli altri la fanno perfetta sta curva. Oh, mamma mia, abbiamo pelato l'erba. Occhio qui. Siamo andati il doppio rispetto a questi qua. Suppongo che davanti ci sia il bimbo minchia boy. No, invece è G.I. Joe. Ma che cazzo di nomi date ai vostri nick, ragazzi? Frenato un po' troppo presto, ma va bene così. Mamma mia, attenzione a questa curva. Occhio a questa, acceleriamo presto. Va bene, bene così. Cercare di mettere un po' di margine, ragazzi, prima dell'arrivo dell'ultimo giro. Mannaggia, sono andato largo. Niente, vabbè, ce la teniamo così. Un po' largo e invece no, l'ha chiusa bene in frenata. Ah, questa volta in frenata ha fatto schifo. Dai, che abbiamo messo più di un secondo di margine. Accelerala questa RD500.
Dai, accelerata di potenza, grande così. E vai, prima gara andata, 25 punti per noi. Bene così. Sì, tra l'altro c'erano moto molto più sportiveggianti della nostra, ma bene. Si districa bene la Yamaha, adesso siamo in un circuito, sembra tipo Northwest 200, dovrebbe essere quello in Finlandia, non mi ricordo come si chiama, raga. Perdonatemi. Vabbè, tagliamo il caricamento. Eccoci qua, mitranaio, ragazzi, sul bagnato, tra l'altro, giusto perché non ci facciamo mancare niente. Attenzione, qua sul bagnato ci andremo a far malissimo. Ma quelli erano dei binari, ragazzi, ma siamo pazzi a passare con delle moto su dei binari. Questa velocità, uee, boom. No, volevo vedere dove andasse la moto, infatti è andata addosso a un altro. Purtroppo non conosco il circuito. Niente. Oh, attenzione. Vai, becca il cono, chi se ne frega. Attenzione però al palo del segnale stradale. Baltasar 310. Scusi, mister Baltasar, io la svernicio di accelerazione. Ho frenato troppo presto. E poi praticamente uguale alla Northwest 200. Attenzione, qualcuno davanti si è piantato e ne approfittiamo. Minchia, tre giri qua, raga. Non finirà più sta gara. Allora, qua ho fatto una cagata, ma grossa grossa. Impennala. Di freno posteriore, raga, perché sennò se metto l'anteriore qua mi butto per terra. Oh, mi sono buttato uguale per terra. Però no, l'abbiamo tenuta. Dove vado? Dove va il l'albero? Scusi! Che fa? Non mi mette un segnalatore di curva? Pericolosissimo sto percorso, eh. Cioè, che pure ci hanno piazzato dove ci sono i pali della luce, il... come si chiama? La gomma a piuma intorno al ferro, però... sei ciao. Dicevo, comunque non fa un cazzo a questa velocità. Cioè, se perdi il controllo e vai a sbattere contro uno di quei pali, muori. Però dicono, almeno noi te l'abbiamo fatto la protezione intorno al palo. Ci mettiamo a parte civile. Di nuovo i binari, la moto si impenna. Se tagliamo, vai, andiamo in ospedale, direttamente in ambulanza. Che cazzo è, raga? Non c'è un segnalatore. Ah, ecco i segnalatori di frenata. Vabbè, ma non si vede una sega, eh. Si è bloccato il di dietro, ciao. Cioè, sta curva è finita, raga, è finita. La prendiamo molto di tranquillità. 2 e 3. Ci hanno ripreso, ma che ci fa un cono là in mezzo? Che cazzo, organizzatori, però potreste anche pulire dopo che siamo passati. Oh, scusi. Il palo. Bella cagata di frenata. Scusi. Che fa? Spintona!
In sta curva mi dimentico sempre di piazzarmi sulla destra per poi stringerla. Vabbè. Frenala. Prima, seconda. Di nuovo di seconda. Ah, si è imbarcata, porca di quella vacca. Non la so fa sta curva, raga. A parte che sembra che abbiano tagliato via un pezzo di percorso con questa curva. E secondo me infatti è così, cioè questo circuito dovrebbe essere, potrebbe essere più lungo, ma non l'hanno fatto. O meglio, l'avranno fatto però per le classi successive. Ultimo giro. Ultimo delirio. È lungo per terra, perfetto. Cioè, non hai margine d'errore in questa pista. Ciao, di nuovo per terra. No, la dobbiamo prendere proprio dall'inizio della frenata, dall'alba dei tempi. Ecco qua. Mettiamoci sulla destra, cioè sulla sinistra, perché poi curva a destra, a sinistra, a destra di nuovo. E io non so come fanno a farla così veloce, raga. Oh, abbiamo sfiorato il muretto e passa lo spagnolo nostro, del nostro stesso, della nostra stessa marca. Qua ci teniamo sulla destra. Mi sa che ho frenato un po' troppo tardi. No, ci sta. Però si è alzata dietro, maledetta, nel cambio di direzione. Abbiamo preso un cono, ma non fa niente, ci faremo un gelato. Qua forse un po' lungo. In realtà eravamo anche andati bene, solo che non mi sono fidato a chiuderla quella curva. Marcia. Ciao, boom. Ho preso il cordolo qua. È lì. Non si schioda. Mamma mia, sui marciapiedi. Bella sta curva stavolta. Usciamo forte, usciamo fortissimo. La moto che tende a impennare. Andiamo a prenderci anche questa seconda gara. Sempre meglio di Tenerife. Gnam. 1:56,1, gran tempo. Bene, Imatra andato. Andiamo alla prossima. Comunque questo è il circuito completo. Eccoci qua, Brands Hatch. Ultima gara del campionato. Tre giri anche qua. Qua ci andremo a infognare malissimo. Andiamo, andiamo. Scusate un attimo. Problemino all'impianto audio. Ok, era un po' troppo alto il volume. Attenzione, scusi. Facce passami, scusi. Oh, la madonna, qua nella compressione dobbiamo rialzarci, raga, perché sennò andiamo per terra. E dai, levati dalle balle. Vabbè, poi questo. Sì, vabbè, uno mi tampona da dietro, l'altro si inchioda davanti. Giustamente, di nuovo. Vabbè, quello dietro stavolta non mi ha toccato, però. Giustamente la moto fa effetto girandola. Attenzione.
attenzione qui, staccatone. Mettiamola la seconda. Zio, hai rotto il cazzo, eh. Questo è G.I. Joe, obietto boy. No, è G.I. Joe. Madonna. Questa curvone. Scusi, non mi spinga. Attenzione. Mamma mia. Sono lì tutti quanti. Sono lì tutti quanti. Dentro all'ultima curva. Acceleriamo tutto. Frenato un po' in anticipo. Di nuovo come prima. Nella compressione le sospensioni mollano. E di nuovo ci dobbiamo rialzare proprio. Dicevo, nella compressione le sospensioni vanno a pacco e quindi non hanno più corsa e non assorbono più gli urti e quindi ci scarica di netto la moto. Abbiamo 2 secondi di vantaggio, 2 secondi e mezzo per la precisione. Qua abbiamo sbagliato completamente la traiettoria in curva. Quarta marcia. Non so se si potrebbe fare anche in quinta, ma non credo, raga, perché già in quarta arriviamo parecchio impiccati. Dai, dai, che stiamo rimettendo vantaggio. Adesso ultima curva. Ci arriviamo presto. Di nuovo molto prudente. Stavolta non mi fa fregare. Frenala, frenala, falla girare, grande così. Scusate, ancora un problema alle cuffie che cadono, mannaggia. Devo cambiare ste cuffie. No, stavolta ho sbagliato io. Ho messo per sbaglio pausa. Attenzione nell'erba. Sono curioso di vedere la moto che ci darà alla fine. Qua siamo andati un po' troppo a frenare. Scaliamo 2 marce, mettiamo la terza e acceleriamo subito. Grande, grandissima gara, ragazzi, di costanza e di prepotenza soprattutto. Con la nostra RD ci ha dato dei bei soldoni anche, direi. 9 stelle. Prima posizione. Ok, vediamo che moto ci dà, che non mi ricordo che cosa ci doveva dare. Ok, dovrebbe darcela adesso. Eccola qua. Ah, è la Suzuki RG500? No, 750.
GSX 750, quindi questa è la prima supersportiva della Suzuki. Bene ragazzi, allora noi per questo episodio ci lasciamo qui. Nel prossimo non vi faccio vedere il campionato 250 e neanche quello alla scoperta del mondo. Andremo direttamente al campionato icone classiche, quindi quello che viene subito dopo questi due. Questi me li faccio da solo. Eccolo qua, leggende del motociclismo. Quindi un bacione ragazzi, ciao a tutti.